tutto questo è nato con la Barbera, in un momento storico particolare, negli anni Ottanta, quando la Barbera esisteva, ma non era la Barbera che conosciamo oggi. La Barbera che conosciamo oggi è quella nata lì, è nata dopo un periodo storico particolare, che è quello che vi ricorderete, degli scandali, del metanolo, eccetera. E lì è iniziata la rivoluzione della Barbera, ma non solo la rivoluzione della Barbera, ma un po' di tutto il mondo del vino italiano. La storia di Golosaga, del suo fondatore Paolo Massoni, inizia proprio da lì, dalla cantina di Giacomo Bologna, che fu tra i primi a credere nell'affinamento, quindi nella durata, nel tempo della Barbera. E appunto Giacomo Bologna, che fu questo produttore di Rocchetta Tanaro, visionario, che capì queste potenzialità. Oggi la Barbera è una realtà straordinaria. E do la parola a Letizia Corbetta, che si occupa della parte vendita del consorzio della Barbera, qui con noi, per spiegarci un po' che cos'è il mondo della Barbera oggi, perché insomma stiamo parlando della denominazione italiana più diffusa nel mondo. Buongiorno a tutti, io mi occupo della promozione del consorzio. Pensate che noi tuteliamo 5.200 ettari di Barbera, quindi fa la padrona. Oltre a questo ci tengo a precisare che tuteliamo altre 10 G e altre DOC, infatti tuteliamo 13 denominazioni. Stiamo notando che sta cambiando anche un po' l'approccio dei consumatori, che cercano sempre di più un vino fresco, di bevibilità buona, un gusto croccante, per cui pensiamo proprio che la Barbera acciaio che andiamo a bere oggi sia un po' proprio l'esempio calzante di questo nuovo trend. Quindi io mi auguro che apprezzerete quello che andremo a degustare oggi. Il mondo della Barbera è un mondo che abbraccia un'ampia area. In Piemonte è il vitigno del Monferrato. È prima di tutto un paesaggio umano, un paesaggio agricolo, ed è quello che il maestro giapponese Hiroshi Yamamoto ha definito un paesaggio dell'anima. Perché Monferrato, si può conoscere sotto vari punti di vista, si può conoscere dal punto di vista degli scrittori, si può conoscere dal punto di vista geografico. Ci sono delle bellissime foto dal lato di Monferrato. Monferrato è una zona ricca di castelli, e qui abbiamo in degustazione oggi un vino che viene prodotto appunto all'interno, diciamo, dei possedimenti di un castello, che tante cose è uno dei castelli più belli, credo, del nord Italia, che è quello di Gabbiano. Ma quelli che noi andiamo ad assaggiare adesso sono i vini e le Barbera in acciaio. La Barbera in acciaio, per quanto mi riguarda, è la mia preferita, perché è l'espressione più diretta della Barbera. La Barbera in acciaio è anzitutto frutto. Sentirete, è naso, è viola, è mora, è ciliegia, sono i marcatori del vitigno Barbera che vengono fuori. E la Barbera che è acidità, perché la Barbera ha come firma proprio questo, l'acidità. È una spada, la Barbera si beve sapendo che deve darti questo. Poi è evoluta nel tempo, come dicevamo, questa acidità, il corpo che ha la Barbera, ha permesso di fare Barbera che evolvono nel tempo, e qui poi andremo ad assaggiare o il Barbera d'Asti Superiore o il Nizza. Il Nizza è proprio nato come progetto per la Barbera che attraverso l'elevazione in barrique può proseguire il suo cammino nel tempo e acquista che cosa? Acquista quello che in realtà la Barbera di base ha poco, cioè i tannini. Il tannino arriva dopo, arriva attraverso poi la vinificazione. Quindi in questo caso troverete però tipo già dei vini che non sono tannici, perché la Barbera da questo punto di vista è scarica. Primo produttore che andiamo ad assaggiare. Siamo a casa tua, consigliere d'asta, perché siamo a casa tua? Perché c'è il consorzio, della Barbera, che è un castello anche, tra l'altro. Sì, fa strano dire lavoro in un castello, ma è così, quindi come diceva giustamente, il Monferrato è pieno di castelli ed è un onore poter essere tutti i giorni vedere il paesaggio da un contesto del genere. E questo produttore appunto è il nostro vicino e tra l'altro è anche presente qui a Golosaga. È presente a Golosaga perché è un top 100, se non sbaglio, di quest'anno. I top 100 sono
i vini che vengono premiati ogni anno, abbiamo Topanglet, diciamo, Bernata e Trovate Storici, quindi cantine mai premiate, due cantine che sono state premiate e che si confermano dopo un tot di anni con altri prodotti che meritano, diciamo, attenzione. In questo caso andiamo ad assaggiare una Barbera d'Asti, che... quindi diciamo prima Barbera d'Asti, purezza, collina del Brippo Quaglia. Ecco, una cosa importante che si sta facendo adesso con la Barbera, proprio questa, la zonazione. Perché la Barbera è stato, diciamo, nel mondo della Barbera, negli ultimi 3-4 anni, ricordo un progetto che si è presentato 3-4 anni fa, è stato presentato già a fine, quindi è iniziato molto tempo prima. Questa attenzione alla zonazione è sempre più presente. Ci sono stati proprio studi su quella che è l'espressione, tra virgolette, possiamo dire comunale, della Barbera. Sappiamo che ci sono dei punti particolarmente significativi per quello che è la produzione, posso dire d'Asti è uno di questi. In questo caso dicevamo, andiamo ad assaggiare Barbera d'Asti in purezza. Vedete subito dal colore, colore vivo, l'unghia non sgrana, bel colore che tende quasi al violaceo. Il naso non ammette remore, questa è la Barbera. La Barbera, quando la immagini, la Barbera, come dicevo prima, in acciaio, quindi l'espressione più diretta di questo vitigno, più giovane, è così. Lo sentite subito, il frutto in questo caso è immediato, no? Lo dice. Sì, io non ho fatto una premessa, ma non spaventatevi, perché anche io all'inizio ci ho messo un po' a capirla, ma poi è quasi una dipendenza, perché è un vino unico, in particolare. Banalmente nei corsi si dice sempre anche con i salumi, c'è vini con la bollicina per sgrassare, però immaginatevi di provare questo vino, questa acidità che pulisce la bocca, che accompagna anche un tutto pasto, quindi dal primo, però anche dall'antipasto, per cui non fatevi spaventare. Il primo assaggio sembra un po' più difficile forse, però questa è la Barbera che è donna, ve la definiamo così. È donna in questo caso, è donna, hai fatto una bella espressione, e mi viene in mente, da questo punto di vista, citare... Visto prima che parlato di scrittori, una scrittrice che viene da un altro mondo, però c'è un suo libro, Oriana Fallaci, c'è un suo libro che coglie pieno, un cesso pieno di ciliegie, no? Ed è proprio questo naso è la ciliegia, quindi la senti importante, netta, pulita, c'è la ciliegia. In bocca sentite la salivazione, fatica a smettere, no? Perché per questo, come dicevamo prima, questo caso qui, vino con una bella acidità dritta, secca, vino giovane. Questo è un vino, si percepisce chiaramente, che è un vino ancora nervoso. Quindi questa bocca ha qualche squilibrio, non va cancellato questo aspetto. C'è qualche squilibrio, ma è quello che ci deve essere. Perché è quel tra virgolette difetto, che non è un difetto, che ci fa pensare a questo vino, ma questo è un vino che deve essere, deve avere quest'anima incisiva, acida, graffiante. Come diceva prima Letizia, è un vino che nasce. Si dice in Piemonte che nasca in abbinamento alla bagna cauda o quant'altro, perché? Perché è quello che nasce, no? Che si abbina così bene a questo piatto che è così tanto piemontese, non è la Barbera in botte, ma è questa Barbera giovane, perché deve avere l'acidità per contrastare questa grande parte di olio che ha questo piatto.
Adesso andiamo al secondo produttore, Franco Ivaldi. Franco Ivaldi, anche lui è un produttore che conosciamo molto bene, Bolosaria, anche lui sta con Topande. Franco Ivaldi è un'azienda che arriva da una zona completamente diversa rispetto a quella di cui parlavamo prima, perché in questo caso siamo a Cassine. Cassine è la zona sud di, diciamo, dell'areale della Barbera. Siamo nella zona dell'Alessandrino che guarda all'Appese e al mare, quindi nel Monferrato che sta scavallando verso il mare. Zona famosa per i vitigni aromatici, perché questa è l'areale del cacchetto e del moscato, dolcetto e le ultime due pagine appunto della Barbera. Anche se in realtà bisogna dire una cosa, la Barbera che poi cambi denominazione, sarà Barbera d'Asti, Barbera del Monferrato, non sarà più Barbera del Tortonese, cioè poi il Tortonese Barbera, la denominazione, per arrivare poi ad altre, addirittura a perdere, diciamo, esistere come vitigno dei vini, ma perdere la denominazione, è molto ampia, cioè va quasi tutto Piemonte, parte della Lombardia, e in realtà sappiamo che le propaggini della Barbera arrivano al Bolognese, perché esiste la Barbera dei Colli Bolognesi e l'Emilia. Poi in realtà sappiamo che la Barbera va ben oltre, perché la Barbera ha seguito nella sua sorte gli emigranti piemontesi, quindi gli emigranti piemontesi della prima generazione, quindi post prima guerra mondiale, anni 20, diciamo quelli del Papa di Bergoglio, no? Che si sa che appunto aveva i nonni della Stigiana, che sono proprio più paese, però Gazzano Badoglio forse, no? E quindi la troviamo negli Stati Uniti, la troviamo in Sud America, anzi negli Stati Uniti ci sono stati dei più grandi vigneti di Barbera al mondo. Probabilmente nel primo dopoguerra, nel secondo dopoguerra c'era più Barbera negli Stati Uniti che addirittura in Italia, quindi questo vi fa capire quanto questo vitigno sia legato al territorio, ma anche alle vicende di una zona, alle vicende del Piemonte. Allora, diciamo, Franco Ivaldi, siamo a Cassine, Cassine, borgo medievale molto bello, con, anche se pochissimo conosciuto, località celebre per i suoi cantori, perché vicino in quella zona lì viveva Luigi Tenco, quindi uno dei più grandi cantautori italiani della storia. In questo caso, come dicevamo, anche in questo caso andiamo ad assaggiare un vino che fa sull'acciaio. Il colore, lo vedete, è molto simile a quello di prima. Il naso però in questo caso cambia, lo sentite? C'è una diversità abbastanza netta. Quello che prima era esplosione del frutto, netto, pulito, in questo caso si amplia e vira verso la speziatura. È un naso strutturato, un naso più complesso. C'è una nota floreale che sentite. E che fiore è questo? C'è la rosa. Perché la Barbera ha due fiori principali. La rosa della Barbera e la viola. Sono proprio i due simboli della Barbera. Per cui possiamo chiamarla femminile anche per questo motivo, d'accordo? Qui la rosa c'è come? Infatti il logo del consorzio ai tempi era la rosa, quindi un po' per racchiudere anche questo. La rosa che si mette anche a capo dei filari, storicamente, ed è oggi uno dei simboli della, anche della Barbera, delle cose che rende belli da visitare questa. Allora, in bocca, beh,
un po' come sentite, anche in questo caso andiamo su un vino diverso, perché qua, qua c'è probabilmente, io immagino, non so se c'è qualche produttore in poi magari lo interpelliamo assolutamente sul vino, perché è interessante capire questo. Vedete, qui sentite l'acidità, ma sentite il corpo e sentite che c'è una colicità importante. Questo è un bicchiere con una colicità che regge l'acidità in maniera portentosa, perché qui siamo sul 2023, ma abbiamo un vino che è già bello potente. Motivo? Probabilmente cambiamento climatico. Anche, sappiamo che negli ultimi anni la gradazione alcolica del vino è andata leggermente cambiando, probabilmente è anche questo, sono estati più calde, è però un vino, e qui c'è la grandezza della Barbera, che mantiene la sua acidità, perché quel caldo, quella che probabilmente è anche stata un'annata siccitosa, perché 2023 è stata un'annata siccitosa, che avrebbe potuto dare già un vino avanzato quasi, no? Nonostante giovane, in realtà questa acidità della Barbera, questo suo carattere lo mantiene fresco. È un vino che è ancora fresco, bellissimo vino, bello, potente, rotondo, già in bocca. Vino, mentre quello di prima è un vino che sentivamo giovane, questo è già un vino che sentiamo più pronto, assolutamente. Adesso, adesso andiamo al vino del produttore che è qui con noi. Quindi Barbera d'Asti, Cursus Vitae, quindi il corso della vita, usiamo una citazione latina, per Carlin De Paolo. Carlin De Paolo, già nel nome mi fa capire qualcosa. Carlin è classico patronimico piemontese, no? Del dialetto piemontese. Carlin piemontese, Carlin o Carlin, a seconda delle aree della provincia di Asti o Alessandria. C'è un Carlin molto famoso, che è Carlin Petrini, quindi, che tutti conoscono. E in questo caso chiamo qua il produttore, perché sulla scheda non ho segnato il paese, quindi non vorrei dire una stupidaggine. San Damiano d'Asti, mi sembra. Altra zona con un bellissimo castello, tra l'altro, di San Damiano. Guardate per noi. È bellissimo. Da produttore di vino ero là che vi ascoltavo, ed è bellissimo, io vi ascolterei delle ore. Perché farsi leggere il vino dalle persone esterne come questi signori è molto bello, anche molto intrigante, molto bello. Quindi non voglio rubare la scena assolutamente. Però noi siamo nel comune di San Damiano d'Asti. San Damiano d'Asti è esattamente a metà strada tra Alba e Asti. Metà strada, quindi ci sono le Langhe, c'è il Roero, c'è il Monferrato. E nel Monferrato c'è una sottozona importante che si chiamano le Colline Alfieri, dedicata a Vittorio Alfieri. Quindi noi siamo nel comune di San Damiano, produciamo tutti i vini tipici. Parlando di Barbera d'Asti, la Barbera è donna, è femmina, la Barbera è mamma, la Barbera è il nostro vino quotidiano, la Barbera è il vino che beviamo tutti i santi giorni, è il vino più importante, ecco. Quindi io mi identifico proprio al 100% in questo vino, e mi ha fatto piacere assaggiare i colleghi con me. Veramente un'espressione di un territorio sempre più bello, avvolgente, inebriante, ecco, veramente. Una cosa che adesso la lettura del vino l'ha fatta benissimo, voglio che continui lui a farla. Però mi hai fatto venire in mente due cose. La prima è che mi hai fatto venire in mente una canzone che penso che conosciate tutti, di Gaber, che cantava Barbera e Champagne. Quindi aveva abbinato nella sua... in questa canzone d'amore di questi due personaggi, che uno beveva champagne e l'altro beveva Barbera, no? Ecco, questo abbinamento però di due vini, di una storia d'amore, ecco, secondo me è bellissimo, penso che la sappiate tutti. E l'altra cosa che volevo dirvi è questa, che mi sono trovato per lavoro a Latina, quindi vi dico anche dove, Latina, dove c'era un certo Paolo Lauciani, che non so se conoscete, della FISAR, ed è secondo me uno dei sommelier più bravi che io conosco a livello nazionale, lo conosce, non so, Paolo Lauciani. E in una degustazione fatta a Latina con più di 100 sommelier, lui è uscito fuori con questa esclamazione che io adesso me la sono fatta mia, e lui dice sempre, in questa degustazione c'era questa Barbera che avete assaggiato, e lui è uscito fuori dicendo: questa è una Barbera che mi permetto di dire che si può abbinare anche al pesce, ha una bella zuppa di pesce.
perché è troppo scontato dire che sono vini che si abbinano alla pasta, al formaggio, alla carne. Sono anche vini che bevuti freschi, ero latina, quindi giù si parlava di pesce, si parlava, diciamo, eravamo sul mare, però ha proprio consigliato questa barriera legata proprio all'acidità. Ecco, capito? Quindi è un vino veramente versatile, è un vino molto internazionale, è un vino che si fa veramente voler bene. Boh, non voglio rubare altro. Ti ringrazio perché mi hai dato uno spunto importante su questo. Tu hai nominato il pesce. Sì. Caso vuole che la barbiera sia stata abbinata, come dicevamo prima, a due pesci di conserva, no? Pesce, cioè pesce fresco e pesce di conserva, quindi pesce che nasce, che viene il pesce, diciamo, dell'interno, quello della collina, quando non esistevano manco il frigo, e pesce che viene più salato e quant'altro. Dicevamo, la bagna cauda, ma lo stanno facendo adesso dalle nostre parti, il baccalà. Bravissimo. Baccalà perché? Perché il baccalà norvegese? Perché comunque è un pesce con una certa struttura, è un pesce con una certa grassezza ed è un pesce molto sapido che con queste note fruttate si abbina molto molto bene e sta piacendo molto, penso, anche il corrispettivo diciamo di esportazione in quella reale. E poi l'altra cosa che dicevi, hai citato Gaber, mi viene a citare un altro piemontese che conosciuto nel mondo, Cesare Pavese. Lui, visto che si parla di vini identitari, c'è un certo punto, uno dei suoi romanzi più celebri, addirittura, lui non era mai stato negli Stati Uniti, no? Anche se ne parla tantissimo, che sarà tradotto Moby Dick, però si trova, il suo personaggio si trova a lavorare in un bar negli Stati Uniti, si avvicina a un camionista e chiede un bicchiere di birra. E lui risponde in dialetto: un bicchiere di conserva e meno un bicchiere di barbera. Perché? Perché è il vino identitario per eccellenza. Almeno in questa zona, che è la zona sud del Piemonte, tenendo qui riferimento, diciamo, quello che alcuni chiamano il Tanaro Celeste, quindi questa zona di Tanaro della Galle dell'Astigiano, perché poi dall'altra parte il Tanaro sarà il vino dei Nebbioli, per un altro discorso, siamo nell'Astigiano Alessandrino, ci dico poi probabilmente Alessandrino, e... Ecco, quindi identità. E l'identità dove si legge in queste note, in questo carattere graffiante, in questo naso perfetto da identificare. Adesso andiamo ad assaggiare questo che arriva da San Damiano d'Asti. Ecco, come vedete, il naso è diverso in questo caso. È un naso meno... passatemi il termine, tra virgolette, meno netto, meno pulito del primo. È un naso in cui le note si vanno a confondere, c'è quasi una lotta gessosa, polverosa. Adesso non so se avete un terreno malnoso o... Infatti è un particolare, visto che noi siamo nella zona del Monferrato. Sapete cosa vuol dire Monferrato? Mon sta per colline, ferrate ricche di ferro. No, quindi... Ha ragione, ovviamente questo è una parte di cui non abbiamo parlato, perché siamo una via, siamo a Milano, una via che di spostarsi. Oggi il Monferrato offre una quantità di strutture tali che fino a 10 anni fa era inimmaginabile. Anche una qualità delle strutture fino a 10 anni fa era pressoché inimmaginabile. Ci sono stati, anche da questo punto di vista, tanti pionieri, la capacità di vedere, di arricchire le linee, ad esempio, un esempio per l'attuale presidente del consorzio della Barbera, Pico Maccario, che è stato, ad esempio, avuto, no? La visione delle matite, dei pali colorati, delle rose, in un'area che è quella appunto di Damaleo, Paruzzo, quella zona che fino a quel momento non era un'area di richiamo. Beh, No, è un'area fino a quel momento quasi nessuno. Quando lui è iniziato a fare questo, diciamo che i vicini lo guardavano anche un po' male, nel senso un po' estrosa come cosa. Invece, cavolo, si è arrivato un progetto vincente con tante persone che hanno seguito questo mondo. Quindi, assolutamente, questo è vivo. Adesso andiamo a assaggiare il quarto vino. Altro grande produttore lo stesso, perché noi che abbiamo premiato, conosciuto in passato e che abbiamo assaggiato quest'anno con
ci è piaciuto di nuovo molto, Guido Berta. Siamo a San Marzano Oliveto, territorio dal clima particolare, ve lo suggerisce questo Oliveto suffisso finale, che è un po' di olivetani e un po' in realtà l'Ulivo. Perché? Perché sta tornando anche l'Ulivo in Ferrato. Allora, sembra pazzesco, però stanno iniziando, prima ce n'era solo uno, ricordo 10 anni fa c'era un produttore di olio a Moncalvo, e così appunto anche lui veniva etichettato come stroso, come in realtà quello che ai tempi sembrava uno esperimento molto coraggioso, oggi complicando il punto di vista probabilmente sempre il cambiamento climatico, sta diventando sempre più attuale, ma in realtà in Monferrato questo era già presente, e San Marzano Oliveto già ci dice che è una microzona all'interno dell'areale più ampio della Barbera, microzona, quindi con un clima particolarmente favorevole. Adesso andiamo ad assaggiare questo vino. Colore non l'ho più ripetuto perché sono praticamente tutti identici. Questo però, se ci fate caso, ha una concentrazione forse leggermente più accentuata rispetto agli altri. Il naso. Allora, Letizia, cosa mi dici? Ma è un po' più complesso, sia perché è un 2022, quindi magari è rimasto un pochino più in bottiglia. Io sento frutti di bosco, quindi siamo passati poi su un sottobosco, qualcosa di un pochino più evoluto rispetto magari a quella frutta croccante che abbiamo sentito con gli altri tre. Sì, è vero, confermo, anche secondo me la prima cosa che emerge da questo bicchiere è questo, cambia la frutta rossa, c'è, però in questo caso andiamo a sentire i frutti di bosco, alcune note di sottobosco, perché poi c'è anche addirittura un po' di foglia bagnata, c'è un po' di autunno in questo bicchiere. Attenzione, benvenuti alla 19ª edizione con Rosaria Meravigliosa. Vi aspettiamo tutti a visitare l'area in bocca. Ecco, in bocca emerge qualcosa che finora è rimasto un po' sullo sfondo, però è sempre un altro marcatore fondamentale della Barbera. Io trovo più per via retrofattiva che non diretto, che la mandorla. Qui la mandorla arriva, nunca sentite. Questo bicchiere è un sorso molto bello, a me piace molto questo vino, e probabilmente è quello che in bocca mi ha dato più di tutto. Perché? Perché è arrivato, secondo me, al suo apice, cioè, no, il vino, come sapete, ha una sorta di curva, no? Quindi parte, si alza, arriva un momento di apice, poi pian piano inizia la sua evoluzione, o comunque lenta discesa, poi anche il vino come tutto ha una discesa. Questo vino, secondo me, per quello che poteva dare, è arrivato soprattutto massimo di maturazione. Lo vedete, un naso pulito, molto interessante, intrigante, questa nota di mandorla che arriva, che è un altro marcatore specifico della Barbera. Adesso andiamo con l'ultimo vino. Andiamo a Gabbiano, quindi andiamo al confine nord, la dominazione, diciamo all'estremo nord. Estremo nord perché voi praticamente da Castello di Gabbiano vedete il ponte. Quindi siamo in una terra che già guarda al torinese. Castello di Gabbiano, se non l'avete mai visto, vi invito ad andare, tante cose come dicevamo prima, è un punto di enoturismo importante, ormai consolidato, è un castello bellissimo, un castello che conoscete già da distanza per la merlatura che offre, no? Su tutto il perimetro, è uno dei pochi castelli in Monferrato che hanno ancora la merlatura
su tutto l'intero perimetro, e poi giardini particolari, addirittura un piccolo labirinto nel, diciamo, un piccolo labirinto di siepi oggi, e è accompagnato da alcune, diciamo, adesso oggi le sue strutture si sono ampliate, c'è una parte di prevalenza dei vini, c'è una parte di turismo, eccetera, quindi è un posto dove si può tranquillamente passare una giornata. Capiamo che anche il nome di una denominazione, Gabbiano, ad hoc, no? Se non sbaglio, non vostra, facciamo finta che non abbia detto niente, facciamo finta di niente, no, però esiste questa piccolissima, ad hoc, immaginate quanto può essere piccola se si chiama come un paese che è già piccolo di Monferrato, però tanto per dire, sono nomi che si portano avanti con la storia, no? E quindi sono, non so come dire, meglio il vino di Cantaventa, però su Piemonte abbiamo queste piccolissime enclavi, no? Luazzolo è la DOC più piccola d'Italia, proprio è talmente piccola che è quasi Luazzolo zona gloriosa, dove si fa un grande passito. E in questo caso andiamo ad assaggiare la Barbera d'Asti, questo produttore, in questo caso andiamo alla Braia. Come dicevamo, andate ad assaggiare un vino che è l'unico che non fa acciaio. Infatti questo ha un 60% di affinamento in cemento e 40% in botte grande. Allora, il cemento, oggi stiamo assistendo a una riscoperta del cemento. Per anni era stato messo un po' da parte. In realtà molte cantine hanno grandi vasche di cemento, penso ad esempio alle grandi cantine sociali. Il mondo della Barbera, ad esempio, è un mondo dove le cantine sociali hanno un ruolo fondamentale. Io conosco un po' di più altro così. Sì, tra l'altro anche prima al banco, quando proponevo di assaggiare i vini delle cantine sociali, mi premeva dire che cantina sociale non significa un vino di bassa qualità, perché le cantine fanno proprio una selezione dalle aziende conferitrici, quindi vengono scelte davvero le uve migliori. Quindi nel nostro territorio devo dire che le cantine sociali stanno facendo... Sì, merita citare ad esempio la cantina di Vinchio, che è zona, diciamo, selezione della Barbera in Piemonte, che con un'etichetta particolare, la Barbera Tre Vescovi, è stata tra le cantine che hanno contribuito alla rinascita della Barbera come grande vino. E oggi quella cantina produce una selezione di Barbere pazzesche. Perché oggi è Nizza anche, no? Nizza, sì, Barbera è Nizza, per me Barbera è tutta la carrellata di vini a base di una Barbera, però Barbera è Nizza mi pare che ne faccia anche la Laudana, altre due. E appunto la Tremesco invece è la Barbera d'Asti super conosciuta, forse. Che ha rappresentato l'alfiere di questo giorno della Barbera. Tante cose, è una Barbera particolare, perché si lega una storia particolare, quella dei Tre Vescovi, che si dice perché oltre alle denominazioni e alle province c'è una volta una divisione in diocesi. Lì c'era la diocesi di Alessandria, Asti e Acqui, che Acquiterno, pur facendo parte dell'Alessandrino, era una diocesi a sé stante. In età, diciamo, 500-600, le diocesi erano le nostre, le province, anche con molto più potere, e si dice che in questa collina sopra la cantina si incontrassero i tre vescovi delle tre diverse diocesi per fare gli accordi, diciamo, un po' col favore delle tenebre, ecco. E quindi da qui nasce il nome di questo vino. Però adesso torniamo a Gabbiano, torniamo a questa Barbera. Dicevamo cemento viene molto usato ultimamente come contenitore per alcune sue peculiarità fisiche di microossigenazione, e la botte grande, che è un metodo di affinamento della Barbera storico. Insomma, diciamo che i grandi produttori di Barbera storicamente hanno sempre affinato in botte grande, le Barbere d'Asti. Diciamo che hanno un po' fatto la storia di questo ciclo, la Barbera d'Asti era affinata in botte grande, e poi negli anni si è affiancata la Barbera. Andiamo ad assaggiarlo. Colore, lo vedete, leggermente diverso, violaceo, qui lascia un po' spazio al granato.
il naso si evolve. Quello che dicevamo prima, l'amaretto, cioè l'amaretto, scusate, la mandorla, è in questo caso l'armellina. L'armellina che è ingrediente di, ad esempio, dell'amaretto. Non si dice che la barbera richiama l'amaretto, l'amaretto è un altro dolce, per inteso per eccellenza, appunto lei mi citava l'amaretto di Monbaruzzo, l'amaretto è uno dei dolci che forse più di tutti potrebbe essere quello Piemonte, si va da Gavi, quindi andiamo al confine, diciamo, con l'antica reale della Liguria, per poi salire Monbaruzzo, è terra di amaretti storica, si dice che l'amaretto sia nato da questo incontro, questo se volete matrimonio tra un intendente di Casa Savoia e una ragazza siciliana, da qui la mandorla, che poi diventa armellina di Monte, quindi la nocciola della Bocca, e è nato questo dolce. Per questo vuol dire che c'è una nota mandorlata importante, poi c'è una frutta che è però una frutta più distesa, non è quella frutta fresca, pungente di prima, ma qui ci sono già note più distese, c'è la nota di prugna. E c'è, che a me piace molto, un cenno balsamico. Lo sentite? Questo ha già un naso con note balsamiche. Quando faremo la degustazione del Nizza, lunedì, lo vedremo ancora più espresso questo latte insieme alle altre note, cioccolato, eccetera, che arrivano dalla finalina. In bocca è un pugno, una carezza, insomma, non dovrei citare. Perché? Perché ha questa pienezza, è un vino di buon equilibrio, pieno, c'è un cenno di tannino, ma c'è l'acidità, è come se c'è. Ritorna a lungo nel retrogusto, la sentite a lungo in bocca, è un'espressione della barbera più evoluta, che vi porta già verso quella che è la barbera d'asta superiore. Letizia, di solito si parla, a me come immagine non piace più di tanto, però è quella che rende meglio la piramide, no? Della barbera. Sì, questa... Non so se dipende dai numeri anche, cioè dai numeri di produzione o solo da... Piramide qualitativa, no, e barra quantitativa. Diciamo che... Tutto da dire, però si pensa che anche un vino passato nel legno sia per forza più buono, quindi anche questo concetto di cercare sempre qualcosa di invecchiato porta ad avere un maggior consumo. Però, come dicevo all'inizio, questa cosa sta un po' cambiando, sta entrando un po' più il concetto di un vino un po' più fresco, un po' più leggero, e secondo me questa versione, perché la Barbera d'Asti può essere affinata in legno senza essere superiore, questo è un po' un compromesso tra le due, quindi non dite legno, dite legno e acidità, quindi un po' in preparazione a quello che sarà il Nizza, secondo me è un po' un trampolino di lancio per farvi capire quello che potete aspettarvi di un vino come serve il Nizza. Ecco, poi Letizia diceva di questo consumo fresco, ok? Che uno fresco naturalmente, perché uno degli aggettivi da barbera è freschezza, si parla di acidità, oggi si usa dire freschezza, se non si sente mica cosa, e poi perché è fresco, si può che consumare fresca la barbera, sembra un'eresia per quello che dice, ah, vino, perché si può consumare fresca la barbera? Beh, anzitutto per quel tannino che non c'è, perché quel tannino che non c'è, che se consumato fresco lo sentite amaro, e quindi non diventa un bicchiere non così tanto gradevole, in questo caso non essendoci ci favorisce. E poi vi consiglio, a me è capitato, a parte la barbera frizzante, che solitamente c'è una parte di barbera giovane frizzante che storicamente si consumava in casa, la barbera in realtà un tempo, anche perché
la vinificazione, anche perché spesso partiva la vinificazione, partiva per i fatti suoi la fermentazione, quindi diventa frizzante. Però a parte quello, se voi prendete certe Barbera che hanno un leggero appassimento, consumate fresche, sono bicchieri eccezionali. Mi è capitato, qualcuno resiste ed è effettivamente un vino che anche con qualche grado in meno si può bere. So che tanti sommelier non piace, però si può fare. Vorrei dare dei nomi, ma non posso. No. Sappiamo che ci sono. Però, cercate, sì, è interessante. Anche qua, quindi sì, assolutamente. Va bene, io vi ringrazio e prossimo appuntamento...